crisi economica, come si sa, ha spiazzato molte famiglie, soprattutto quelle che si sono rivolte alle finanziarie per l'acquisto di un'auto, dei mobili, per pagare dei debiti pregressi. Finanziarie che, al contrario delle banche, come si sa, concedono prestiti senza chiedere delle garanzie reali e li concedono senza particolare istruttoria. Per questo motivo ci siamo recati dall'avvocato Vincenzo Vitale, che è il rappresentante provinciale della Codacons, per chiedere chiarimenti su alcuni contratti così un po' particolari delle società finanziarie. Avvocato, come è venuto a conoscenza di questa situazione? Tutto ha avuto inizio quando un utente si è rivolto all'associazione per sapere se doveva pagare degli interessi di mora. Questo utente aveva contratto un mutuo con una finanziaria e, siccome si era attardato nel pagamento di alcune rate, aveva ricevuto un avviso per pagare degli interessi che erano spropositati in relazione a questo ritardo. Abbiamo studiato il caso e ci siamo accorti che non solo non doveva pagare gli interessi di mora, ma addirittura non doveva pagare nessun interesse, neanche quello pattuito, né le spese né le commissioni. Si trattava di un contratto usurario. In sostanza era stato superato il tasso soglia e questo comporta, ai sensi dell'articolo 1815 del Codice Civile, che la società finanziaria non ha diritto ad alcun compenso. Dopo aver scoperto questo con riguardo al contratto di cui ho fatto riferimento, abbiamo esaminato altri contratti e anche in questo caso è venuto fuori che addirittura un contratto con il quale era stato ceduto un quinto dello stipendio, e l'utente si era impegnato a corrispondere circa 28.000 euro per un prestito di 13.000 euro. Quindi siamo arrivati alla determinazione di informare tutti gli utenti che era necessario controllare questi contratti di prestito, perché riteniamo che a questo punto siano tanti i contratti che possono aver superato il tasso soglia. È per questo che abbiamo informato la stampa e stiamo informando voi, per consentire a tutti coloro che hanno firmato questi contratti di inviarli presso l'associazione. Noi esaminiamo questi contratti e entro 48 ore comunichiamo se effettivamente è stato superato o meno questo tasso soglia. Così poi loro possono liberamente esercitare i loro diritti e quindi o non pagare i residui o, se hanno già pagato, ottenere la restituzione di quanto hanno pagato. A che numero possono rivolgersi gli utenti? Noi abbiamo indicato un numero specifico che è questo, 0831 388 332. Quindi qui possono telefonare oppure inviare un fax, che dovrebbe essere la copia del contratto, lì dove c'è scritto il capitale finanziato, quello erogato, il tag, i costi, in modo tale che noi con quei dati possiamo poi fare determinati calcoli e quindi verificare se eventualmente il costo del contratto ha superato o meno questo tasso soglia. Più o meno quanti contratti avete esaminato fino ad oggi? Beh, numerosi, tantissimi, però non tutti sono usurai, ce ne sono tanti che rientrano nei limiti, come ce ne sono altri che invece hanno travalicato quello che è il limite di cui prima facevo riferimento. Quale consiglio si sente di dare agli utenti consumatori che si rivolgono ad una finanziaria? Il consiglio è sempre lo stesso, quello di esaminare prima il contratto e, se non si è in grado di capire quello che si sta firmando, eventualmente rivolgersi a un'associazione di consumatori, a un legale o a qualcuno che è in grado di comprendere effettivamente qual è il costo reale del prestito, per non trovarsi poi nella situazione di rimborsare addirittura delle somme che sono superiori al doppio.